Che bello cappuccino! Eccola qua la mia fantastica colazione, ma prima inizio sempre la giornata con i drenanti e gli integratori contro la cellulite e gli accumuli adiposi. Appunto, ve li consiglio se state facendo una dieta o comunque un percorso per stare in forma. Questi vi aiutano un sacco a drenare. Prendo questo qua che trovate su Carita Shop. Abbiamo la promo della festa della donna, quindi c'è il 20% di sconto su tutti i prodotti, quindi potete approfittare per prenderli. Col codice DONNA20 avete lo sconto su tutto il sito. Questo è ottimo per drenare, ragazzi, la triplazione accelera anche il metabolismo, quindi vai. Io ne prendo un misurino, vi faccio vedere, e lo metto in più o meno 300 ml di acqua, ok? E lo bevo appunto o prima o dopo la colazione, l'importante è che lo bevete al mattino, ecco qua. E poi prendo questo qua, Gambe Light, che è praticamente un integratore proprio contro la cellulite, le gambe gonfie, vi aiuta tantissimo a drenare, ad eliminare la ritenzione, la cellulite dalle gambe e non solo, perché comunque stimola anche gli accumuli adiposi. Con questi due integratori veramente mi trovo fantasticamente. Ci vuole, ragazze, qualcosa che comunque ci aiuti, insomma, a drenare, a attivare il metabolismo, a contrastare la cellulite, e questi sono ottimi. Poi inizio con la mia colazione, dove ho messo sulle fette biscottate integrali, ovviamente, la cioccolata proteica, e ho fatto un bel cappuccino con latte, avete visto, senza lattosio, quindi Zimil ho utilizzato, perché ho comunque latte vegetale non fa la schiuma del cappuccino, quindi perciò sto usando lo Zimil con il caffè. Adesso mangio la mia colazione e buon appetito. Guardate come sono belle queste fette. Adoro, questa è la mia quantità che ho nella mia dieta, perché questa è proprio, c'avevo un dito sporco di cioccolata, è proprio la mia dieta che vi sto facendo vedere, quindi le quantità non ve le dico perché poi sono soggettive per ognuno, però più o meno 3-4 fette biscottate integrali vanno bene un po' per tutti, insomma, con un cappuccino. Top, vai, mangio e torno da voi. Se eccomi, allora io mi vado ad allenare in tenuta sportiva, super super sportiva. Mi vado ad allenare e poi dopo continuiamo con il video cosa mangio in un giorno. Vi volevo far vedere i risultati che sto avendo con la mia dieta sul corpo. Avevo preso qualche chiletto, ma l'ho subito buttato giù. Mi vedo più drenata, più in forma. Ovviamente tonica perché grazie all'allenamento, quindi mi raccomando, associate sempre all'alimentazione un po' di attività sportiva che vi fa tanto tanto bene e vi aiuta a mantenervi in forma. A dopo. Grazie, sto preparando il pollo nella friggitrice ad aria. Lo faccio così: metto nel cestello il pollo, le cosce di pollo, vedete, con le verdure. Stavolta ho scelto melanzane e peperoni. E lo faccio andare prima così, poi dopo aggiungo i pomodorini. Vi faccio vedere. Se lo metto qua, vedete, lo faccio andare un po' così. Prima, okay, così, per un 12 minuti. Col cestello e poi dopo lo metto nel ruotino, questo qua, e faccio un po' di sughetto. Vi faccio vedere. Vicino vado a fare questi noodles di riso che adoro, e anche un ovetto. Ve lo faccio vedere che è quello là un po' crudo, che su TikTok mi piace un sacco il video quando me li mangio. Comunque seguitemi su TikTok e faccio un sacco di video mukbang e anche di queste cose che ho cucinato in questa giornata. Sto facendo tutti i mukbang su TikTok. Ok, quindi dopo vado a mettere i pomodorini nel pollo e nel contemporanea faccio l'uovo e i noodles. Quando è così, vedete, lo vado a mettere nel ruotino e ci aggiungo anche un po' di pomodorini e un filo d'olio. Ecco qui, ragazze, vado a rimettere di nuovo nella friggitrice ad aria per altri 10 minuti più o meno, perché poi il pollo si deve cuocere bene dentro, eh? Altri 12 minuti. Ok, poi invece faccio vedere come le faccio, l'ho mostrato anche su TikTok, quelle là che si sbucciano che da sole, insomma, che rimane crudo dentro il tuorlo. Quando bolle, sta bollendo, verso le uova e le faccio cuocere circa 5-6 minuti. Poi dopo le metto in acqua freddissima per un minuto. Noodles vado a mettere un po' di salsa di soia e un po' di tabasco verde e rosso. Eccoli qua.
Ragazzi, vedete l'uovo come viene? Faccio vedere così contro luce. Viene che dentro è un po' liquido, duro. 6 minuti in acqua bollente, 1 minuto in acqua fredda e poi l'ho sbucciato. Ho fatto i video anche su TikTok. Guardate come viene bello. Viene bellissimo il pollo fatto così, duro, alla follia. Adesso lo metto nei piatti. Qua il piatto finito con l'ovetto, i noodles, il pollo. Guardate come viene bello. E le verdurine. Ragazzi, buon appetito. Lasciate un like a questo video e scrivetemi nei commenti se volete altri video cosa mangio. Seguitemi su IG e su TikTok. Ragazze, sono tornata a casa dall'allenamento. Vi dico la verità, adesso come spuntino dovrei mangiarmi le proteine, dovrei fare lo shaker di proteine, ma ho voglia di qualcosa di più goloso e quindi già all'aperta avevo da mangiare questa barretta proteica che è buonissima ed è tipo un Kinder fetta al latte, ve l'ho fatta vedere anche su Instagram, raga. È proprio troppo buona. Io la compro al Sole 365, ma penso che si trovi in tutto il supermercato. Supermercati, è proteica ed è buona. Allora, vado a gustare. Mi sono fatta anche un caffettino. Questo è il mio post workout meritato, perché ragazzi ho fatto un allenamento devastante. Mamma mia, mi sono uccisa. Il mio personal mi ha ucciso. È buona questa barretta. Un bel caffè a metà giornata ci vuole. Inizio già a pensare alla cena di stasera. Troppo troppo buona questa barretta. Anche su TikTok ve l'ho fatta vedere, mi raccomando. Seguitemi sempre su IG e anche TikTok, perché sono super super attiva. Ci vediamo dopo per la cena. Grazie per cena. Sto preparando una cosa buonissima che su TikTok vi ha fatto impazzire. Chi mi segue su TikTok, la versione mia di pasta e lenticchie con la sottiletta light è buonissima. Allora vi dico, ho messo le lenticchie, l'aglio, il prezzemolo, poi vado a mettere il tocco che dà sapore, questo qua, vedete, la noce moscata, dà un sacco di sapore, dovete mettere proprio un pizzichino, ecco così, e facciamo cuocere le nostre lenticchie. L'aglio lo aggiungiamo, cioè l'olio lo aggiungiamo dopo a crudo e mettiamo, poi vi faccio vedere come viene buono. Come pasta, questa qua, pasta integrale, vedete, viene una squisitezza ed è un piatto anche proteico perché contiene sia carboidrati che proteine vegetali, che sono le lenticchie. Guardate che meraviglia sta venendo, piatto delizioso. Guardate che meraviglia, e mo ci andiamo a mettere la sottiletta. Un cucchiaio d'olio a crudo, eccola qua, schiaff, mo si scioglie e diventa buonissimo. Si sta sciogliendo, guardate qua, che squisitezza, mamma mia, troppo troppo buono. Grazie, metto anche un po' di tabasco. C'è lui. Così a bordo devo girare. La nonna. No, dove sta la nonna? Saluta. C'è la nonna? Sì. Saluta la nonna. La nonna. Tu guarda, che stai mangiando? Fai vedere come mangi? Bene, metto sia il tabasco verde che il rosso, raga. Adoro. Ma il verde è finito. Ma che stai mangiando tu? Pasta con la... salsa. Raga, guardate che squisitezza, adori. Guardate. Casotti retta cop. Buonissime. Avevo ancora un po' di fame, quindi un po' di formaggio a pezzettini. Andiamo sempre con il latte a Daniel e a mamma la camomilla. Camomilla, dove metto? Questo qua, metto una bustina sia di questo qua con melatonina che una di questa qua. Li metto entrambe. Guardi, questa tazza è natalizia. Vabbè, aspetta mamma,
che mi piace perché c'è il coperchio. Solo per questo, vabbè. Ragazze, vicino alla camomilla e al latte mangiavo sempre un pezzetto di cioccolato, vero amore? Uno per me, uno per Daniel, di cioccolato fondente. È vero, mamma? È buona, e buonanotte. Lasciate un like al video. Like al video e tanti commenti. Ciao, saluta, dici ciao.